Buonasera da Marina Di Stefano ed eccoci con la nostra ricettina. Una ricettina come al solito che fa particolarmente bene al nostro organismo. Io chiedo scusa per la mia voce nasale, purtroppo sono anch'io vittima dell'influenza che sta girando in questo periodo e la ricetta che ho scelto forse ci può aiutare a superare questo momento magari un po' difficile, questa fase dell'anno nella quale abbiamo freddo e si tratta infatti di una vellutata di zucca. Allora, cominciamo con gli ingredienti per 4 persone. Mezzo chilo di zucca già pulita, olio extravergine d'oliva, un dado vegetale e mezzo litro d'acqua, sale. Vediamo la realizzazione. In una pentola abbastanza capiente versate 2-3 cucchiai d'olio extravergine, la zucca già pulita e tagliate a tocchetti circa mezzo litro d'acqua e il dado. Fate cuocere a fuoco medio fino a che la zucca non risulta quasi sfatta, aggiungendo acqua se si desidera ottenere una consistenza più brodosa. Lasciate intiepidire e frullate il tutto con un mini winner, aggiustando di sale se necessario. Servite la vellutata tiepida, accompagnando eventualmente con dei crostini. E vediamo le qualità intrinseche di questo piatto. Ricordiamo che la zucca è ricca di sostanze antiossidanti e di vitamina A, che stimola la rigenerazione dei tessuti, ha proprietà diuretiche e lassative. Vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima puntata delle nostre ricette della salute. Buonasera da Marina Di Stefano.